Comunque tutto questo passeggiare mi ha messo un certo languorino. Ci vorrebbe del buon cibo autentico italiano. Ricetta della nonna. L'ennesima cagata in arrivo. Ah, oh, che spettacolo. Olive Garden, Italian Kitchen. Nel caso non lo sapeste, questa è una popolarissima catena di ristoranti italiani. Italian Kitchen, abbastanza conosciuta per essere, diciamo, un luogo in cui si trovano dei piatti che non sono italiani. È una vita che voglio andare ad assaggiarlo. C'è un profumo pazzesco in questo ristorante. Ci siamo seduti, questo qui è il menù che ci hanno dato. Tour of Italy, primo piatto. Secondo piatto, chicken alfredo. Terzo piatto, chicken e shrimp carbonara. Allora ragazzi, il posto devo dire che è molto carino e il profumo è molto italiano. Non mi dispiace, per essere una catena sembra di livello giusto, cioè non è un postaccio, è un posto molto grazioso. Il menù è spaventoso, ci sono delle cose che non avete veramente idea. Si parte a bomba con la lasagna fritta, lasagna impanata con il parmigiano, servita con la salsa alfredo fatta in casa e la meat sauce, salsa alla carne, calamari, quindi calamari fritti, fried mozzarella, mozzarella fritta, con salsa marinara, stuffed ziti fritta. I ziti dovrebbero essere un tipo di pasta a cavo al centro, quindi pasta ripiena di 5 tipi di formaggio italiano sciolto, il tutto fritto, con salsa marinara e salsa alfredo. Toasted ravioli, ravioli ripieni di carne leggermente fritti, e poi una salsa di spinaci e carciofi da pucciare col pane, shrimp fritto misto, e poi c'è l'all you can salsa per i breadsticks. I breadsticks sono una roba stranissima, dopo ve li faccio vedere. Poi c'è l'all you can zuppa, pasta e fagioli, zuppa toscana, mine strone, e poi chicken e gnocchi, zuppa di pollo e gnocchi, che loro chiamano Italian dumplings, cheese ravioli, parmigiana di melanzane, servita con un side di spaghetti. Cioè tu ordini la parmigiana di melanzane e ti danno gli spaghetti. Alfredo gli sta così simpatico che hanno addirittura la sezione Amazing Alfredos, made from scratch, con ingredienti semplici quali parmigiano, panna, garlic, che è aglio, e burro. Fettuccine Alfredo, seafood Alfredo, che sarebbero fettuccine Alfredo con dei gamberi saltati e scallops, sono capesante, e poi l'immancabile chicken alfredo. Negli antipasti avevamo visto Tour of Italy, chicken parmigiana, che sarebbe una parmigiana di melanzane col pollo, lasagna classico e le loro fettuccine alfredo, spaghetti meatballs, spaghetti marinara, spaghetti meat sauce ai quali puoi aggiungere l'italian sausage, chicken shrimp carbonara, classicone della cucina italiana, chicken marsala, petti di pollo alla griglia leggermente infarinati con sopra funghi e salsa al marsala, serviti con un side di fettuccine alfredo, grilled chicken margherita, petto di pollo con sopra i pomodori, mozzarella, pesto di basilico e lemon garlic sauce, il famoso grilled chicken margherita che trovi in ogni trattoria, servito con parmesan garlic broccoli, asiago tortelloni alfredo with grilled, non ci sto capendo più niente, non potete immaginare cosa abbiamo ordinato, non avete proprio idea. Quanto sei emozionato per questa cena tra noi due? Non hai idea, teniamoci per mano. Sui tavoli ci sono questi schermi che penso servano anche per ordinare, ma ci sono soprattutto dei giochi, probabilmente per intrattenere nel frattempo i bambini. Sono stati velocissimi con l'ordine, ci hanno portato l'antipasto, adesso vi spiego che cos'è. C'è freddo per me, questo qua è una Coca Zero, l'acqua che ti portano sempre, e i fantastici breadsticks. Thank you. A pioggia proprio. Perfetto. Allora, questi qua sono i breadsticks che non ho mai assaggiato, scommetto nemmeno tu. Mai, mai. Che dovrebbe, cioè non sono grissini. Sono punti. Sono molto unti, ma sono estremamente buoni. Mamma mia che buoni. È un mix tra i grissini e il garlic bread. Assaggiali, zio. Me l'hai venduto bene. Buonissimi. Quanto sono buoni? Buonissimi. Sono buonissimi. Sanno un po' di aglio. Salati, oleosi. Del buon carboidrato. Mentre questa qui è la nostra fantastica lasagna fritta di antipasto. Zio, ti direi a te l'assaggio. Non vedo l'ora. Sono un sacco curioso. Ma che strano. È molto croccante, forse un po' troppo, prendo un coltello. Lasagna fritta, non so cosa aspettarmi. Ok, ah, guarda qua. Ci sto crollando tutto. Com'è? È buono, ha un sapore strano, un po' come un ragù molto pesante, molto olioso, però buono. Allora, sta cadendo. Mangerò comunque. Non lo so. Non è male, dai. Mi ricorda l'Italia. Cioè i sapori sono quelli italiani. La consistenza è bizzarra. Tra l'altro vorrei far notare che continua a subire dei crolli strutturali. Ah ok, è tipo... Sono tipo strisce di qualcosa di fritto, ripiene di formaggio. Veramente strana. Ma sai che non mi dispiace? Certo, questo è l'antipasto. No, no, no.
veramente strana. Nel frattempo ci hanno portato anche la zuppa, sulla quale mi sono fatto grattugiare dell'altro formaggio, te lo chiedono sempre, e l'insalata. La cosa bella è che è tipo all you can zuppa, all you can breadsticks e forse anche all you can insalata. E tutte queste cose sono incluse nel piatto principale che abbiamo preso, che comunque aveva un costo importante, tipo $20. Tra l'altro, menzione speciale, questo tè, pur essendo estremamente zuccherato, mi piace molto. Non prendiamoci in giro, adoro il tè zuccherato. Comunque sta roba più la mangio più mi piace. È praticamente pasta fritta con ragù e tantissimo formaggio e un po' di panna. Però non so, non ricorda tantissimo la lasagna. No, non c'entra niente con la lasagna. Secondo me il sapore è di polpetta al sugo. Buona! Poi è bellissimo avere i breadsticks da mangiarci insieme per fare anche la scarpetta. La sagra del carboidrato, come anche la tua insalata. La mia zuppa invece non so perché, ma sembra un'estrema porcata. Potrebbe essere pesantissima. Questa è disgustosa, te lo giuro. Sa di vomito. Ve lo giuro, raga, ci sono rimasto male. Sa di succhi gastrici. È praticamente una zuppetta al pomodoro con dentro la pasta, della pasta e fagioli e anche dei bei pezzettoni di carne. Belli, perché sono abbondanti, ma non buoni. Spiac. Non penso che l'avrei presa, però era inclusa. L'insalata ha una bellissima faccia, però stravince la lasagna fritta. Gusto strano, consistenza ancora più strana, però ormai mi sono abituato e vi dirò, mi piace proprio, la riprenderei. Zio, avvisi tu il cardiologo. Sta arrivando. Riuscite a percepire dal video quanto faccia male questa scarpetta che mi sto mangiando? Breadsticks e il pucino della lasagna fritta. Parole che non ti aspettavi di ascoltare oggi. Ah. Continuo a preferire quello senza zucchero. Questo tè freddo che mi ha consigliato la cameriera, devo dire che è buono, però sa un po' troppo di rossetto. Comunque vorrei farti notare che abbiamo già fatto una strage su questo tavolo e non è ancora arrivata la portata principale. Sono preoccupato. Io sono già sazio. Appunto. Non ho intenzione di sprecare spazio nel mio apparato digerente con questa zuppa. Sono veramente emozionato, non vedo l'ora che arrivino i due piatti che abbiamo preso. Speriamo che siano buoni. A few moments later. Zio, cosa ti è appena arrivato? Cosa ti è appena arrivato? Vorrei farti notare che gliel'hai chiesto te di metterti i broccoli nella pasta. Tanto, a sto punto, mettetemi unghie, mettetemi qualcosa. Queste sono le famosissime fettuccine Alfredo che io una volta ho detto non essere un cibo tipico italiano e mi hanno bombardato nei commenti per dirmi in realtà sono nata a Roma. Sì, raga, però non è che vai al ristorante e chiedi le fettuccine Alfredo. Qua invece in America sono molto popolari. Sai cos'altro c'è di popolare in America? Lo sbocco. La carbonara. Ah, ecco. Come quella che ho preso io. Allora, raga, ho preso la chicken shrimp carbonara con i... cosa sono queste? Sono peperoni. Questo piatto sembra tutto meno che una carbonara. Credo che ci sia anche il bacon. Se tu guardi nelle fettuccine Alfredo, le fettuccine Alfredo guarderanno in te. Aiuto, ragazzi, non so perché l'abbiamo fatto. I gamberi non sono male, ma assaggiamo il pollo. Non è che veramente non sono male. Questo è pollo? Non c'entra niente nella pasta, però è buono. Non hai capito l'idea del piatto, che tu debba mangiare tutto insieme. Ma quindi come fai a mangiare insieme queste cose? Allora proviamo. Allora, pollo, gambero, bacon. E un po' di pasta. E questa è la vera e autentica carbonara. E scrivete il tuo passaporto a prendere fuoco. Mi dispiace solo di aver già utilizzato il titolo mi ritirano la cittadinanza italiana, perché penso che questo equivalga al vilipendio alla bandiera. Se tu vai all'altare della patria e dai fuoco al tricolore è comunque meno grave che mangiare questa pasta. Ma posso dirti che è un mappazzone totale di roba, ma non è così sbagliato. Cioè non è così sbagliato, occhio a quello che dice. Almeno non è troppo scotto. E vabbè, non credo che riuscirò a finirla comunque. Questa è veramente terribile, veramente il male. Il bacon si sente solamente a livello calorico, la pasta non è eccessivamente scotta. Buttato tutto insieme sembra tipo l'avanzo di tutti i vari vassoi della mensa nella stessa pentola servito. Soprattutto perché ci sono questi peperoni che non hanno minimamente senso. E sono fin troppo dolci, un po' come me. Butterò giù tutto con qualcosa di meno dolce, ovvero questo tè freddo. Vuoi assaggiarla, zio? Te lo consiglio. A voglia. Non vedevo l'ora, guarda. Facciamo a cambio. Sì, sì. Anche perché io non ho mai assaggiato le fettuccine Alfredo. Sono proprio curioso di vedere la tua faccia quando metterai in bocca tutto il mega boccone. Io faccio ciò che ti ho insegnato da bravo maestro. Sto tagliando qualcosa in un piatto di spaghetti. Questo basta. Scusami, nonna. L'abbiamo cercato questo posto. Lo provo.
how's the food here? Strange for us. Arrivata la cameriera mi ha chiesto com'era il cibo. Non ho saputo dirle che non mi stava piacendo. Però anche se a lei non interessa nulla perché non l'ha cucinato, ho dovuto mentire. Ci sono pure i funghi. Che senso ci sono i funghi? Questo è un fungo. Ci sono pure i funghi. Vabbè, io sono senza parole. Comunque, sa, una bistecca del giorno dopo essere stata sboccata. È buonissimo. Io devo assolutamente assaggiare le fettuccine al freddo. Guardate come sono belle. Cioè, volevo un boccone un po' più piccolo. Non puoi. Dai, cadi, hanno dato. Si stanno muovendo da sole. Sono vive. Senti come non sappiano più niente. Mi ricordano la mensa, sì, dell'ospedale. Esatto. Vedete la pasta, panna e piselli della sì. mensa? Sì, però ecco i broccoli. Se fosse stata meno carica di salsa, più al dente, senza i broccoli, che mangiate in Italia, sarebbe stata buona. Forse evitare sarebbe stato ancora meglio. Comunque, anche se fosse buona, non so se riuscirei a finirla tutta perché le porzioni sono esagerate. È comunque una pasta da $20, tasse escluse. È vero che ti danno l'insalata, i breadsticks, la zuppa, però $20 per un piatto di pasta. Da notare come il buon Capitano Barba si stia rubando la mia carbonara perché le sue fettuccine Alfredo facciano veramente spiacca. Questa roba non si mangia, non è commestibile. Se non è masochismo questo, io non so. Comunque se hai fatto 36 km a piedi e stai morendo di fame, la finisce come e te la godi pure. Tra l'altro prima la cameriera mi ha chiesto se volessi il formaggio, però sui gamberi mi sono fermato. Penso che mangerò solamente il pollo, i gamberi e il resto a malincuore lo avanzerò. Non so che mi manca il fiato tipo quando esageri all'all you can eat, anche se in realtà abbiamo mangiato abbastanza poco, ma ha tutto un apporto calorico e di totalmente esagerato che non riesco a inghiottire altro cibo. Altro cibo? Meno male che abbiamo un sacco di galloni di acqua in macchina per sciacquare tutto. Mi sento sporco dentro. Sembra di aver fatto un torto al mio paese. Sbagliatissimo, non solo al mio paese, anche a me stesso, alla mia persona. Non ti nascondo che mi viene un po' a vomitare. Fino alla lasagna fritta, i breadsticks, l'insalata era tutto fantastico, poi dalla zuppa è iniziato ad essere un po' stomachevole e nauseante. E il signore prima diceva che voleva anche assaggiare il tiramisù. Il tiramisù andrebbe sempre preso. Ma ti giuro che non ce la faccio a sto giro. Le vedi le mie vene? Si vedi? Stanno occludendo. Lo vedi il bolo di colesterolo che sta... Ci hanno portato il conto assieme a dei fantastici cioccolatini di Olive Garden. La cameriera ci ha chiesto comunque se volevamo portare via gli avanzi. E pertanto così non l'ho mandata fuori. No, allora comunque sono stati tutti super carini. In America si usa, le porzioni sono molto abbondanti. Ti fanno la doggy bag e te la porti a casa e la mangi il giorno dopo, mangi i leftovers. Però a sto giro no, le ho fatto i complimenti per i breadsticks perché mi sono piaciuti veramente tanto e son serio, dovremmo importarli in Italia. Mi ha chiesto se volessimo portarne un paio in macchina per sgranocchiarceli lungo la strada, ma sono seriamente nauseato. L'acqua è la mia migliore amica. Le cannucce hanno... Io non ho mai bevuto l'acqua con la cannuccia prima di adesso, credo. Comunque sul nostro pratico schermino ci sono le $6 take home entree. Sarebbero dei piattini che vengono preparati e poi lasciati raffreddare per mangiarteli dopo a casa con calma. Assieme ai tipici leftovers che noi abbiamo rifiutato. Ci stanno i giochi. Se vuoi giocare, clicchi qua e ti esce. Puoi comprarlo a $1.99. Ah, però è unlimited. Poi puoi giocare tutti gli altri. Ha solo $1.99. Guardiamo un conto. Sai quanto spendiamo, zio? $60 e la nostra gentilissima cameriera Anna ci ha scritto anche grazie con una faccina e un cuoricino. Grazie a te, Anna. Comunque lo schermo che avevamo sul tavolo serve anche per pagare e direttamente allo schermo sceglie anche quanta mancia dare. Io una volta ho vomitato, ho dovuto vomitare perché il mio corpo stava rigettando tutta quella robaccia che abbiamo mangiato. Si sentiva proprio che erano cose che non stavano bene insieme all'interno del mio organismo e il mio stomaco ha detto no raga, via di qua. Tolto quello è stata un'esperienza divertente. Non ci siamo neanche abbuffati. Tutta questa rivisitazione, questa visione americana del cibo italiano mi fa troppo ridere. Non potevamo non andare. Hai sboccato? Perché, non lo so, il mio corpo a un certo punto ha detto: sai che c'è tutto quest'unto? Rimandiamolo indietro. Pensavo che avrei fatto una recensione un pochino diversa. Cioè, non credevo di stare male, però sì, effettivamente sono stato molto poco bene. Però, fino alla lasagna fritta,
top e stavo anche pensando, ma sai che c'è, quasi quasi ci tornerei perché non è così male, le rivisitazioni non sono proprio da bandire, io non sono uno di quelli che si indigna quando vede una carbonara con i gamberi, i funghi, il bacon, il pollo, i peperoni, forse dovrei indignarmi, qualità del cibo un pochino più alta sarebbe gradita. Invece tu, caro Barbascucchia, cosa ne pensi di questi 60 e passa dollari che abbiamo speso, perché gli abbiamo lasciato anche una bella mancetta? In realtà pensavo peggio, ma lo dico soltanto perché non ne ho mangiato tanto. Cioè io veramente ho preso 4 forchettate e ho detto ok, no. Non è la cosa peggiore che ho visto fare all'italianità. Tuttavia questa è stata una bella sfida. C'è di peggio, dai. Voglio andare a lavarmi i denti.